Vittoria dei trevigiani signor Bernardi al 56esimo Rally Elba, primo round dell'IRC 2023, la più conosciuta serie di rally su asfalto caratterizzata da notevole e cospicua montepremi. Il rally elbano ha riscosso notevole interesse con 114 iscritti, dando notevole soddisfazione agli isolani ed organizzatori che hanno visto riproporre la loro gara con numeri importanti. Il Rally Elba, che è patrimonio storico sportivo non solo italiano, ha rivissuto entusiasmanti sfide grazie ad un percorso che ha spaziato in ogni zona dell'isola, con sette speciali disegnate sugli impegnativi asfalti che mutano al variare di piccole condizioni meteo e con oltre 100 km di distanza competitiva per due giorni baciati da un clima primaverile. Un insieme che ha permesso un positivo avvio della serie IRC, che ha visto un dominio del pilota trevigiano, partito al comando dopo le prime tre speciali del venerdì, ma arretrato in sesta posizione dalla giusta penalità di 30 secondi combinata per un irregolare aiuto lungo il percorso, per raggiungere il parco lavori, dopo aver rotto la cinghia servizi e con la vettura che marciava a singhiozzo, aiutato dalle notevoli spinte da un veicolo fuori gara. Ripartito sabato con la voglia di recuperare la vetta, sono bastate solo due speciali per farlo, riuscendo ad aver ragione del veloce Nicola Sartor con Rocca, arrivati al secondo posto finale, mentre a fine prima tappa era leader l'elbano Volpi, prima di accusare problemi al cambio e poi ritirarsi. Terzo gradino del podio per il Comasco Re in coppia con Menchini sulla Volkswagen Polo, che reagisce ad errate scelte di gomme e recupera nel finale di gara fino al positivo gradino basso del podio. Quarto posto a fine rally, gli emiliani Razzini Marcomini, contenti per il positivo avvio nell'IRC 2023, mentre il giovane Pedersani, affiancato da Zanni alla seconda esperienza sulla Fabia, finisce quinto dopo essere stato negli equipaggi di vertice e parare gli attacchi di Bettini, che ha chiuso in sesta posizione col Fido Acri sull'ennesima Fabia. Settimi ed ottavi i reggiani Rusce e Tosi, con Brega al nono posto ed un altro emiliano Federici a chiudere i top 10. Ieri abbiamo iniziato bene, poi mi dispiace per quello che è successo, un piccolo problemino, però oggi insomma abbiamo recuperato dalla penalizzazione che abbiamo avuto, eccoci qua, insomma siamo arrivati davanti, insomma anche un bel distacco, abbiamo mantenuto un bel passo da sempre, quindi direi bene. Purtroppo apre la lista dei ritirati in posizione di vertice il maremmano di Follonica Leopoldo Maestrini sulla Citroen C3 di FPF, fermato da problemi elettronici quando era a podio grazie a prestazioni di notevole spessore. Fa sensazione invece il tredicesimo posto finale dell'assoluto occupato dal campione italiano in carica ed attuale leader del tricolore 2023 Andrea Crugnola, in gara sulla piccola Peugeot 106 Maxi navigato dall'amico Andrea Sassi.
varesino ha primeggiato tra le auto a due ruote motrici, lasciandosi alle spalle Pisano Mirko Straffi sulla Clio Super 1006 condivisa con Nesti, mentre in terza posizione tra le tutto avanti c'era 208 turbo di Danesi Sani. Serata all'autodromo nazionale di Monza per ritrovarsi tutti insieme e presentare in forza il nuovo team Lamborghini Roma by DL Racing, squadra nata dalla partnership tra Lamborghini Roma e la scuderia milanese prima dell'esordio stagionale in pista, per svelare la livrea delle proprie Huracan ST Evo 2 e di vari piloti che saranno protagonisti su due Lambo in entrambe le serie del campionato italiano GT Sprint ed Endurance e nel monomarca internazionale Lamborghini Super Trofeo Europe, comprese le Grand Finals di fine stagione, oltre a tre vetture nel neonato Super Sport Series GT che si disputa negli FX Racing Weekend. Le auto della scuderia sono seguite tecnicamente da Target Racing e l'esperta figura di Fabrizio Del Monte è stata scelta nel ruolo di team manager. Per DL Racing, realtà che fa capo all'imprenditore Diego Locanto, è una sfida ambiziosa dopo un brillante 2022 anche con esperienze internazionali. L'esperienza di quest'anno, annata nuova con Lamborghini by DL Racing, nasce dall'ispirazione chiaramente del mio caro amico Marco Santano Citemia e abbiamo voluto cercare di fare un team che abbia delle caratteristiche o dei connotati ben precisi. Il primo di tutti, mettere al centro del programma ovviamente i piloti. Abbiamo 15 piloti che si alterneranno nei campionati più belli d'Italia ed Europa, con il campionato italiano Endurance, Sprint, il Super Sport, dove siamo appunto oggi a vedere la bellissima gara a Monza, e la ciliegina sulla torta che è il Super Trofeo Europa e le finali mondiali, dove saremo presenti anche lì per tutto il campionato con almeno due macchine, ma non è detto che non ci saranno delle sorprese nel corso della stagione. Abbiamo fatto uno sforzo a livello economico ma anche di impegno molto importante, mettendo in campo tre macchine. Abbiamo chiuso in primis l'accordo fondamentale con una delle scuderie più blasonate a livello tecnico, a mio parere, d'Europa, in particolare su Lamborghini, che è Target Racing, che sicuramente dà un ulteriore upgrade a questa nuova avventura, e poi mettendo in campo tutta la nostra esperienza sia sportiva che di comunicazione e marketing, che credo sia e possa fare la differenza nel tempo rispetto magari a tanti altri che non hanno tutte queste situazioni che si coadiuvano per raggiungere obiettivi e risultati. Per Lamborghini Roma è intervenuto il general manager Marco Santano Cita. Rappresentava un obiettivo importante per noi, il motorsport è un qualcosa di veramente importante sul quale puntare e siamo contenti di essere arrivati a questo punto insieme a DL Racing e aver potuto dar vita a questo importante team, perché il team Lamborghini Roma by DL Racing quest'anno cresce, si arricchisce, abbiamo tre vetture, abbiamo molti piloti che corrono per noi, quindi è motivo di grande orgoglio essere arrivati a questo punto e speriamo insomma di partire con uno straordinario, anzi con più campionati. Direi che la parola chiave è proprio la passione, cioè nasce tutto dalla passione, da una passione che accomuna me, che accomuna Diego Locanto e che ha fatto sì di creare questo bellissimo bacino in cui poter coltivare la passione per le automobili sportive, per il motorsport e poter soprattutto aiutare
parte di molti di questi ragazzi, alcuni chiaramente più avvezzi all'utilizzo di queste vetture, molti giovanissimi, e quindi la cosa straordinaria è proprio questo team così variegato che parte dai 16 a qualcuno di più grande. Era un'ambizione arrivare a poter correre con una GT importante, una GT, un vero cavallo di razza come Lamborghini. Ci siamo arrivati, stiamo continuando ad acquisire esperienza. L'altro anno avevamo cominciato, ma quest'anno sarà veramente l'anno in cui riusciremo e speriamo di raggiungere gli obiettivi sempre più elevati. Vallelunga è la nostra tappa di casa, è la tappa dove speriamo e vorremmo e cercheremo di fare bella figura. È un circuito che conosciamo, dove gran parte di noi hanno girato e dove vorremmo esprimere il massimo delle nostre qualità. Speriamo di farlo, sono sicuro che lo faremo e ce la metteremo comunque tutta. Sia Locanto sia Santa Lucita sono protagonisti anche in pista, nelle vesti di pilota. Locanto si schiererà al via del Lamborghini Super Trofeo, così come 16enne rookie egiziano Ibrahim Badawi, presente pure lui a Monza, dove invece Santa Lucita è già sceso in pista nel primo round del Super Sport Series GT, insieme ad altri 4 scudieri di Lamborghini Roma by DL Racing. Con 2 vittorie nelle 2 gare disputate, il driver romano Federico Scionti ha immediatamente preso il comando della classifica di campionato. Risultati importanti anche per altri 2 alfieri romani, Alberto Rodio e il 21enne Matteo Marulla, entrambi a podio. Esordio in crescendo infine per il rookie varesino classe 2003 Alessio Scarfò. Presente a Monza anche Luca Segù, il comasco classe 2000 già protagonista del campionato italiano GT, che quest'anno torna nella serie sprint con ambizioni in GT Cup, col giovane svedese Daniel Webster. Altro pilota lombardo atteso in stagione è Giacomo Riva, brianzolo classe 1996 già titolato in GT4. A completare la numerosa pattuglia di portacolori romani, il giovanissimo Riccardo Iagnello, talento classe 2007 già pluritidolato nel karting, e il 23enne Alessandro Fabi, che esordirà nell'italiano GT Sprint a partire dal Misano il 5 e 7 maggio prossimi. Prima però torneranno in pista i protagonisti del Super Sport Series GT per il secondo round, in programma nel weekend del 30 aprile proprio sul circuito di casa del team e di tanti suoi alfieri, l'autodromo romano di Vallelunga. Positiva nei contenuti ma deficitaria nei risultati, la trasferta di Lati Tecnica al 56esimo Rally Elba, gara d'apertura dell'IRC 2023, serie di rally su asfalto caratterizzata da un ingente montepremi e dove la divisione sportiva dell'azienda italiana leader per gli impianti di lavaggio industriali era impegnata sugli asfalti dell'isola napoleonica come terza gara dell'attività racing di quest'anno. Oltre 100 km validi per le classifiche che le 2 auto portacolori del vessillo con la rossa sul fondo giallo dovevano affrontare per ambire a posizioni di vertice, ma anche per aumentare il feeling dei piloti con le rispettive auto. Per il titolare di Lati Tecnica Paolo Morici la Clio Rally 4 e per il pilota cliente Leopoldo Maestrini la rinnovata fiducia con la Citroen C3 di FPF Sport, stavolta in livrea bianco-gialla. Per Morici la gara condivisa come sempre con Paolo Garavaldi alle note e dalla logistica si è conclusa col 7° posto di classe, il 6° tra gli iscritti alla serie IRC. Una posizione che non soddisfa appieno le aspettative della vigilia, anche se il pilota ha più volte sofferto di problemi nell'impianto frenante, particolarmente impegnato sui saliscendi albani che intervallano veloce e largo a stretto e tortuoso, dal livello del mare ai quasi 1000 metri del Monte Perone come altitudine. I problemi di freni spesso riescono a minare la fiducia dei piloti che non spingono a tutta e per questo attivano quasi inconsciamente il fattore control che innalza i tempi dei cronometri mentre abbassa quello del morale. Nota positiva la grande coesione della squadra che ha cercato in ogni modo di risolvere il problema e che nel dopogara cercherà la miglior soluzione affinché non si ripresenti alla gara di casa nel prossimo weekend. A tal proposito sentiamo dalle parole di Paolo Garavaldi un commento sulla gara albana e sui futuri sviluppi.
un breve commento di questo Rally Elba 2023. Non è completamente positivo, ma perché chiaramente la posizione della classifica non ci può soddisfare, altre sono le nostre ambizioni. Abbiamo potuto però raccogliere molti dati correndo su questi asfalti dell'isola d'Elba, e soprattutto la lunghezza delle prove speciali ci ha evidenziato problematiche che dobbiamo risolvere sulla vettura. Detto questo, veniamo via consapevoli che c'è da lavorare. Già al prossimo fine settimana siamo al rally della Val di Nievole, che per noi è anche un rally di casa. Quest'anno riparte dalla nostra Montecatini e abbiamo già il programma di lavoro dello shakedown, dove proveremo diverse soluzioni prima di poterle poi provare sul tracciato di gara. Detto questo, continuiamo sempre a testa bassa, imperterriti. Siamo un team tosto, cocciuto, e porteremo in porto la nave, come si suol dire. Colgo l'occasione per ringraziare tutti, ringraziare la Tittecnica che ci appoggia totalmente, Paolo Morici per l'impegno e per la combattività che dà a tutta la squadra. Voglio ringraziare Paolo Butelli, tutti i meccanici per lo sforzo che fanno, e sono contentissimo. Io, come presidente della Team 68 Racing, è inutile che mi dilungo, sono orgogliosissimo di far parte di questo progetto, e vi posso garantire che delle volte non è facile, perché l'impegno è tanto. Per l'impegno che ci mettiamo ad ora, a livello di risultati, veniamo via con un sorriso a metà, però pensiamo avanti e pensiamo positivo. Ben presto verremo via con un sorriso a 32 denti dalle gare. Raccorda in S2-, tonda, chiude secca. 50 e a 3-, gira 50 e S3-, meno secca, meno secca, 70 e sì a 3-, 70 e stop, sì, ricorda 3-, stringe, tieni, no S3, 3 gira, per 3-, 40 e a 3-, gira, vai, 40, S3-, S3-. Per contro, Leopoldo Maestrini, nuovamente al volante della Citroen C3 Rally 2 con Gioia Body alle note, ha dimostrato di aver superato i postumi del ritiro al trofeo Maremma e dalle prime speciali si è inserito nei top 3, ovvero nella lotta per il podio assoluto, salvo il testacoda nella prova notturna e la perdita di qualche secondo. Forte della confidenza acquisita con la vettura francese, Maestrini si è distinto fino a quando un guasto elettrico al pedale dell'acceleratore lo ha costretto a fermarsi, considerando così la gara elbana tanto bella quanto sfortunata. Siamo molto rammaricati per come si è conclusa in maniera anticipata la nostra gara del rally dell'Elba. Stavamo andando veramente bene, avevamo il passo dei migliori. Il giorno prima ho fatto un piccolo errore in un'inversione, ci siamo girati e poi comunque stavamo andando veramente bene. Restano buone sensazioni, gli aspetti positivi, e adesso ci prepariamo per andare al Rally del Taro, dove sarà fondamentale cercare di fare il massimo risultato possibile. La divisione sportiva racing di Tittecnica è già al lavoro per verificare gli aspetti positivi e lavorare su tutto il resto, seguendo la mentalità del titolare, sempre rivolta al futuro e tendente a fattori che diano lustro e visibilità all'azienda nel suo complesso. I problemi si risolvono sempre, sia quando competono i macchinari e il loro funzionamento, sia quando lo sport diventa il palcoscenico del tempo libero, dove Tittecnica ha però importanti presenze che spaziano dal basket ai motori, dal ciclismo ad attività sportive di supporto sociale. Anche se le aspettative non ripagano talvolta per troppa densità, la verifica che il potenziale del team e della vettura esiste è la base da cui partire per migliorarsi. Prima o poi anche la sfortuna troverà altri testimoni e per Tittecnica Racing sarà il giorno del riscatto. Ad iniziare, perché no, dal rally di casa magari, quel rally di Montecatini e Val di Nievole giunto alla 38esima edizione, che vedrà il via la compagine toscana e dove la volontà sarà quella di essere assolutamente protagonisti. Oh.